Oggi vi parlerò dei morfotipi costituzionali e di come, grazie a Morfogram, riesco ad analizzarli riuscendo anche a capire quali sono le esigenze individuali dal punto di vista della nutrizione e dal punto di vista dell'allenamento. Ma aspetta un attimo, cos'è un morfotipo? Iniziamo dalle basi. Un morfotipo è una classificazione del corpo umano basata su caratteristiche fisiche come la struttura scheletrica, la distribuzione del grasso e la massa muscolare. Ora vediamo il dettaglio di ciascun morfotipo. Fondamentalmente ne abbiamo tre. L'ectomorfo, che sono individui generalmente esili, con ossa lunghe e sottili e con difficoltà a guadagnare peso, o meglio, muscoli. Il loro metabolismo è veloce, cioè significa che consumano molta energia, perciò ingrassano con difficoltà, o meglio, ingrassano anche loro se mangiano male, ma non in modo omogeneo. Cosa potremmo suggerire a queste persone? Per le attività motorie, di concentrarsi su allenamenti contro resistenza, per sviluppare i muscoli forti, come ad esempio la classica programmazione con i pesi, cavi, bilancieri, manubri, mentre dal punto di vista nutrizionale, di aumentare l'apporto di nutrienti, bilanciandoli bene ad ogni pasto per guadagnare peso in modo sano. L'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare la massa muscolare in modo graduale e sano, concentrandosi su proteine ad alta qualità, carboidrati complessi e grassi sani. Ma esistono dei fattori di rischio? Sì, perché gli ectomorfi, pur avendo un metabolismo veloce, dovrebbero prestare attenzione alla densità ossea e alla salute delle articolazioni. Essendo sottili, infatti, potrebbero essere suscettibili a fratture e lesioni. Ora, passiamo al secondo gruppo, i mesomorfi. Persone che sono naturalmente muscolose ed hanno una buona capacità di guadagnare massa muscolare. Infatti hanno spesso una struttura corporea ben proporzionata. Con un po' di allenamento riescono ad aumentare la muscolatura con facilità. In questo caso cosa potremmo suggerire? Sicuramente di variare gli esercizi in modo da ottenere risultati ottimali, garantendosi le giuste proporzioni corporee, inserendo come cardio dei circuiti HIIT, ovvero dei circuiti ad alta intensità, intervallati da brevi pause di recupero. E dal punto di vista nutrizionale, sicuramente di bilanciare bene i macronutrienti a seconda dell'obiettivo, del tipo di sport, eccetera, in modo da bilanciare bene le proteine, i carboidrati e i grassi, bilanciando bene l'apporto energetico in base alle esigenze dell'allenamento. Esistono fattori di rischio? Ebbene sì, i mesomorfi, pur avendo una buona base muscolare, dovrebbero monitorare la pressione sanguigna e controllare il colesterolo. Mantenendo questa classificazione generica, e perché dico generica? Perché con Morfogram possiamo avere una classificazione più dettagliata, lo vedremo poi. Passiamo all'ultimo morfotipo, che è l'endomorfo. Queste persone hanno purtroppo un metabolismo lento che li porta, in mancanza di esercizio fisico, ad accumulare grasso. Ma cosa potrebbero fare queste persone? Sicuramente concentrarsi su esercizi o attività che le aiutino a consumare i grassi di accumulo, oltre che a prestare attenzione all'apporto di nutrienti e alla scelta di cibi. L'obiettivo dovrebbe essere quello di diminuire la percentuale di grasso del corpo. Esistono dei fattori di rischio per queste persone? Anche qui, certo che esistono. Gli endomorfi sono predisposti all'accumulo di grasso corporeo. E cosa porta questo? Tra parentesi. Ciò non significa che nessuno può incorrere negli altri rischi. Comunque, gli endomorfi possono andare facilmente incontro a diabete, malattie cardiache, ipertensione. Ma oltre a questo, perché dovremmo preoccuparci di classificare una persona in uno dei tre caratteri costituzionali? Sicuramente per capire qual è la loro impalcatura muscolo-scheletrica. Ogni morfotipo ha una diversa impalcatura muscolo-scheletrica, il che, come abbiamo visto, comporta diverse caratteristiche nutrizionali e di allenamento. Oltre a questo, abbiamo le particolarità metaboliche. E sì, perché i morfotipi influenzano anche il nostro metabolismo, come abbiamo potuto capire. A questo punto vorrei farvi addentrare in Morfogram, il software che utilizzo per le valutazioni dei morfotipi e della composizione corporea in studio e online. Questo software mi dà la possibilità principalmente di capire a quale classificazione la persona appartiene, andando oltre le tre che abbiamo visto, e infatti ce ne sono 16. Ora, voi mi chiederete, come 16? Non erano 3? 16. Perché? Perché sono state create delle classificazioni intermedie, come ad esempio, prendiamo le tre di queste classificazioni intermedie. L'ectomesomorfo, il biotipo che associa la statura elevata a una robusta struttura muscolo-scheletrica. Il fabbisogno nutrizionale è per questo tendenzialmente elevato, ma l'efficienza del metabolismo ossidativo richiede il mantenimento di uno standard motorio quotidiano. Quindi è importante l'allenamento.
Il monitoraggio nutrizionale è orientato ad evitare squilibri alimentari e stati di malnutrizione per difetto o per eccesso. Poi abbiamo il mesoendomorfo, cioè il biotipo che ingrassa, fino ad avere addome prominente significativo rispetto all'altezza. Questo condivide con l'endomorfo il metabolismo ossidativo meno efficiente, quindi riesce a ricavare meno energia dai nutrienti, e un rischio cardiometabolico infiammatorio. L'ultimo che volevo mostrarvi è il brevilinio mesomorfo, biotipo che si caratterizza per bassa statura e per predominanza dell'apparato muscolo-scheletrico. Il metabolismo è vivace, ma meno attivo rispetto al normoligno mesomorfo, e come in quest'ultimo è strettamente dipendente dalla costanza dell'attività fisica. Il monitoraggio nutrizionale è utile per prevenire variazioni di peso e modificazione degli squilibri tra massa magra e massa grassa. Bene! Siamo giunti alla fine anche di questo video, dove abbiamo esplorato i morfotipi costituzionali e abbiamo visto come possono influenzare la nostra salute e il nostro benessere. Ricordate che non esiste un morfotipo migliore di un altro, ognuno di noi è unico e comprendere il proprio corpo ci aiuta a prendere decisioni più consapevoli. Ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video.